Benvenuti a Campeon. Sul fatto che le Olimpiadi siano il più grande spettacolo sportivo del mondo, credo non ci siano dubbi. Se aggiungiamo che lo sport in senso lato è drammaturgicamente perfetto per raccontare storie che si prestano ad essere documentate, registrate e ricordate negli anni, facciamo tombola. I giochi, lo abbiamo visto, contengono al loro interno tante storie come una gigantesca matrioska. Ogni edizione ha regalato momenti epici che hanno attraversato gli anni e che sono rimasti nella storia, nell'immaginario collettivo e vengono tramandati ai posteri come i manoscritti antichi, i poemi epici, le opere d'arte, le canzoni popolari. Questo perché lo sport è una grande storia fatta di emozioni. Esattamente come un film al cinema, un libro, una canzone, un dipinto. In particolare il parallelismo tra cinema e sport, tra set cinematografico e campi di gara, funziona alla perfezione. Si registrano emozioni, si raccontano storie, ci sono sentimenti in ballo, ci sono azioni e movimento. Oggi, nella nostra puntata di Campeon, racconteremo le storie di donne e di uomini che nel corso della loro carriera sono stati capaci di vivere l'emozione dei giochi e hanno scelto di cambiare il corso della loro vita, prendendo un diverso percorso professionale. Parliamo di quel confine labile tra sport e cinema, la settima arte, e parliamo più precisamente di atleti che sono diventati attori, personaggi che hanno varcato la quarta parete e sono diventati beniamini del grande pubblico, deragliando dal campo di gara al set. Racconteremo in particolare la vita di uno degli attori italiani più amati. Forse avrete già capito che stiamo parlando di uno dei nostri beniamini d'infanzia. Bambino, Piedone, Bomber, Charlie Firpo, insomma Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Personaggio incredibile, trasversale per la sua capacità di attraversare un intero secolo navigandole camaleonticamente le acque. Domandole nella sua prima parte di carriera da nuotatore e pallanuotista e testando altri sport in cui si è cimentato con risultati più che discreti, rugbista, pugile, pilota automobilistico. La sua vita è stata un lungo viaggio dal set, dove aveva già fatto qualche fugace apparizione all'epoca del suo passato da atleta, fino alle attività più disparate, da chimico a segretario nei consolati e nelle ambasciate, autore di testi musicali, ballerino, ingegnere o quasi, nella costruzione di grandi opere pubbliche. Parleremo di lui e di altri come Johnny Weissmuller, o meglio Tarzan, campione del mondo e vincitore di tante medaglie olimpiche, e poi di Harold Toshiyuki Sakata, il cui nome non vi dirà niente, ma quando scoprirete chi è, sono sicuro che sarete attraversati da un brivido freddo lungo la schiena. Insieme a loro anche Ronda Rousey, judoka statunitense capace di portare a casa una storica medaglia prima di deragliare verso una carriera da star del cinema. Vi racconteremo di loro, delle loro imprese ai giochi, delle loro esperienze cinematografiche. Alcius, Cizius, Forcius. Oggi Campeon vi accompagna verso Parigi, come in un film, tra trucco e parrucco, quarta parete, montaggio, scenografie e sceneggiature, tra atleti e attori, imprese e scene epiche, da film appunto. E allora andiamo, ciak, si gira. Come può un tizio arrampicarsi sugli alberi, dire io Tarzan, tu Jane e guadagnare milioni? Il pubblico perdona il mio modo di recitare perché sa che sono stato un atleta. Sanno che non sono un impostore. Parola di Johnny Weissmuller, per tutti Tarzan della giungla. Ci sono sportivi che ad un certo punto della loro carriera hanno deciso che era giunto il momento di chiudere un capitolo e dare una svolta alle loro vite. Campioni o semplicemente atleti che per gioco, celia, divertimento, si sono prestati per un cameo cinematografico, una apparizione in stile Hitchcock, e altri che invece sono diventati veri e propri divi del grande schermo, come il grandissimo campione Johnny Weissmuller. Statunitense di adozione, emigrato negli USA, ma nato in un quartiere di Timișoara, in Romania, allora parte dell'impero austro-ungarico,
approda al di là dell'oceano nel 1905 con la sua famiglia. I Weissmuller si stabiliscono in Pennsylvania, dove papà Peter lavora come minatore, e infine si trasferiscono a Chicago. Lì, sulle sponde del lago Michigan, Johnny e suo fratello Peter Jr. muovono le prime bracciate in quella che possiamo considerare la loro prima piscina. Johnny Weissmuller è un predestinato. Quando entra in una piscina vera, quella dello Stanton Park, si capisce subito che quel ragazzone ha talento. In acqua vince tutte le gare di nuoto a cui partecipa e a 12 anni entra nella squadra della Young Men's Christian Association, l'associazione cristiana dei giovani, una organizzazione cristiana ecumenica che mira a fornire sostegno ai giovani e alle loro attività. Johnny lascia presto gli studi e lavora come fattorino al Plaza Hotel, ma la sua passione per il nuoto continua e va di pari passo con un fisico slanciato, tonico e vigoroso. 1,91 m, 86 kg di peso che all'Illinois Athletic Club di Chicago non passano certo inosservati, anche perché Johnny lavora sodo per mettere a punto il suo crawl, il rivoluzionario stile inventato dall'hawaiano Duke Kahanamoku. Il sogno, nemmeno troppo nascosto, è quello di partecipare alle Olimpiadi. Nel frattempo il dominio continua. Nel 21 vince i campionati studenteschi per dilettanti, vincendo nelle 50 yard stile libero. La partecipazione alle Olimpiadi sembra una formalità che però si tinge di giallo. Johnny infatti è preoccupatissimo perché teme di non poter gareggiare per gli USA, visto che è nato all'estero. Ricorre così ad uno stratagemma, o meglio ad un vero e proprio raggiro. Innanzitutto dichiara di essere nato a Winbar, in Pennsylvania, fornendo alle autorità una data di nascita fittizia, che poi è quella di suo fratello minore Peter, nato per l'appunto negli USA. Johnny ottiene un passaporto valido e con esso la possibilità di partecipare ai giochi del 1924. L'ascesa continua, rapida e impetuosa, proprio come le bracciate poderose del giovane Weissmuller che nel 22 in California, in quel di Alameda, diventa il primo uomo al mondo a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, battendo proprio il suo mentore, quel Kahanamoku che aveva rivoluzionato il nuoto. Il tempo di 58,6 viene limato verso il basso a Miami nel 24 con il tempo record di 57,4. È il preludio alla trionfale Olimpiade di Parigi del 1924, dove Weissmuller fa tris, batte Kahanamoku nei 100 stile, vince nei 400 e nella staffetta 4x2, conquistando tre ori. Ma non è finita qui, perché sempre a Parigi, questa volta nella pallanuoto, con la squadra americana, finisce sul podio, sul gradino più basso, guadagnando un bronzo che fa storia. 4 anni dopo, Weissmuller fa la cosa più difficile. Si ripete, perché se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Ad Amsterdam, nell'edizione del 28, l'americano vince i 100 stile libero e l'oro nella staffetta 4x2 stile libero. La sua carriera si chiude con il record di 5 medaglie d'oro e un bronzo, ottenuti in due discipline differenti, 52 titoli nazionali e 67 record mondiali. Il mondo della moda non può fare a meno di notarlo. Nel 29 firma un contratto pubblicitario come modello di costumi da bagno e lui, l'uomo immagine di una campagna che prevede esibizioni di nuoto in giro per gli Stati Uniti, partecipazioni a trasmissioni televisive, mentre firma autografi e distribuisce volantini promozionali. Proprio nel 29 fa il suo esordio al cinema indossando soltanto una foglia di fico nel film Glorifying the American Girl, in cui interpreta se stesso. La sua carriera inizia con un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e con il suo primo ruolo da protagonista, quello di Tarzan, l'uomo scimmia, che lo lancerà nell'Olimpo di Hollywood e nella storia del cinema. Tarzan, l'uomo scimmia, del 1932, gli regala la fama e, in un certo senso, l'immortalità, anche per via dell'iconico gesto di battersi ritmicamente i pugni sul petto e per quel richiamo primordiale, l'urlo di Tarzan appunto, vero marchio di fabbrica che ha accompagnato le sue avventure. La sua interpretazione convince anche l'uomo che aveva ideato quel personaggio tanto amato, l'autore dei romanzi, Edgar Rice Burroughs. La pellicola e i film successivi incassano cifre da capogiro. Weissmuller è ormai un divo. Girerà 6 pellicole con la MGM e nel 42, con il passaggio alla RKO, ne girerà altrettante sempre nei panni dell'ormai famoso uomo scimmia.
grazie a questi 12 film girati in 16 anni e agli oltre 2 milioni di dollari guadagnati all'epoca, Tarzan avrà per sempre il volto di Johnny Weissmuller. In un mondo fatto di celluloide, un mondo che gira a 24 fotogrammi al secondo e che identifica Bond con Sean Connery, Rocky con Stallone, Superman con Christopher Reeve, il volto di Weissmuller incarna l'uomo che vive nella giungla, che si sposta da un albero all'altro grazie a lunghe liane, che lotta con gli animali rispettando e proteggendo la natura, il tutto indossando un improvvisato costume di pelle. Weissmuller gira altri film, smette i panni di Tarzan e recita nel 1948 nel film Jim della giungla, da cui viene tratta una fortunata serie televisiva. Alla fine degli anni 50 abbandona lo spettacolo e torna al suo grande amore, l'acqua. Apre una piscina, fonda la Hall of Fame del nuoto e nel 70 presenzia ai giochi del Commonwealth. La sua vita è attraversata da qualche fugace apparizione cinematografica e dai suoi matrimoni, ben 5. Il suo fisico inizia a tradirlo e dopo una serie di ripetuti attacchi cardiaci decide di trasferirsi in Messico, ad Acapulco, nel luogo dove aveva lanciato l'ultimo urlo nei panni di Tarzan, in quello che fu l'ultimo film dell'eroe della giungla. Sport e cinema, un binomio spesso vincente che negli anni a venire, soprattutto negli Stati Uniti, ha contribuito alla commistione tra due mondi così vicini. Mai però, come nel caso di Weissmuller, l'atleta si è trasfigurato in attore e divo, vera e propria star hollywoodiana. Per tornare ai giorni nostri, il cinema ha spesso individuato in atleti di grandissimo spessore a cimentarsi davanti alla macchina da presa, ma nessuno ha compiuto il salto definitivo. Basti pensare a Michael Jordan o LeBron James, Shaquille O'Neal o Kareem Abdul-Jabbar, straordinario autore di un cameo né L'aereo più pazzo del mondo, o i meno noti, alle nostre latitudini, Dan Marino, quarterback dei Miami Dolphins nella NFL americana. Queste però furono soltanto fugaci apparizioni, utili per il botteghino e non assimilabili a quella di Weissmuller. Anche in Italia, con qualche medaglia d'oro in meno, ma con una carriera cinematografica molto più ampia e una vita da romanzo, anche noi abbiamo avuto il nostro Johnny Weissmuller. E non ce ne voglia il michelangiolesco nuotatore americano, ma il nostro gigante buono, Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, rappresenta per l'Italia un patrimonio sportivo e culturale a cui non possiamo che guardare con simpatia e un pizzico di vanto. Innanzitutto per la sua carriera sportiva, che lo ha visto primeggiare nel nuoto, primo italiano a sfondare la barriera del minuto netto sui 100 metri stile libero, e poi per la sua carriera cinematografica, che lo inserisce a pieno titolo nella storia del cinema italiano. Pedersoli è stato anche staffettista, seconda linea nelle giovanili di rugby del suo collegio scolastico, discreto boxer e infine pallanuotista. Nato a Napoli nel 1929, si trasferisce a Roma nel 40, dove inizia a muovere i primi passi in piscina. Il percorso sembra molto simile a quello tracciato da Weissmuller, il nuoto, i record, le Olimpiadi, il cinema. E come Weissmuller, anche la sua vita è caratterizzata dagli spostamenti della famiglia, che segue i trasferimenti lavorativi del padre. Napoli, Roma, Sud America, prima in Brasile, a Recife, poi in Argentina, a Buenos Aires, infine in Uruguay, a Montevideo. Il termine che indica alla perfezione la figura di Carlo Pedersoli è poliedrico. Impiegato nel consolato italiano in Brasile, bibliotecario del River Plate, segretario dell'ambasciata italiana in Uruguay. Quando torna in Italia sul finire degli anni 40, viene tesserato dalla società sportiva Lazio Nuoto e inizia a vincere campionati su campionati nello stile libero e nelle staffette miste. Nel 1950 viene convocato ed esordisce con la nazionale azzurra. Nello stesso anno, a Salso Maggiore prima e a Vienna poi, durante gli europei di nuoto, diventa il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero, con il tempo di 59,5. A Genova, l'anno successivo, si migliorerà ancora fissando il record a 58,9. Proprio nel 51 vince ai primi giochi del Mediterraneo 2 medaglie d'argento nei 100 stile e nella 3x100 mista. A questo punto nella sua vita entra il cinema. Il suo fisico scultoreo, massiccio e imponente viene notato dall'ambiente cinematografico
e iniziano le prime apparizioni nei film post-neorealisti e lo sbarco nei Peplum, i film di Spada e Sandalo, targati Hollywood come Quo Vadis, vero e proprio colossal in cui Peder Soli partecipa ma non viene accreditato. La sua carriera sportiva prosegue e arriva la sua prima partecipazione olimpica a Helsinki nel 52, nei 100 stile libero. Il percorso però si interrompe in semifinale e il piazzamento sarà un onorevole nono posto. Le due carriere, sportive e cinematografica, proseguono di pari passo. Al cinema recita in piccoli ma significativi ruoli, in piscina continua a mietere successi, questa volta da pallanuotista ai Giochi del Mediterraneo del 1955, dove conquista la medaglia d'oro con la nazionale italiana e nello stesso anno vince il campionato italiano indoor di pallanuoto con la Lazio nel ruolo di centroboa. Alle Olimpiadi del 56 a Melbourne giunge nuovamente in semifinale. Peder Soli, però, vuole dare una svolta chiara e netta alla sua vita e dopo i Giochi australiani decide di ritornare in Sud America e si trasferisce a Caracas, dove viene assunto da un'impresa statunitense che sta costruendo la via di comunicazione tra Panama e Buenos Aires, la cosiddetta Panamericana. Dopo questa esperienza passata attraverso il colpo di stato del generale Larrazabal in Venezuela, viene assunto dalla Alfa Romeo, sempre a Caracas, e partecipa come pilota alla Caracas Maracaibo, infilando nel tempo libero numerose gare internazionali di nuoto sotto le insegne della nazionale venezuelana. La sua carriera sportiva termina nel 1960, con qualche rimpianto e grandi risultati personali. Da questo punto in avanti diventa autore per la RCA, la celebre casa discografica, scrivendo colonne sonore, canzoni per bambini e testi per Ornella Vanoni e Nico Fidenco. Alla fine del 64 è produttore di diversi documentari per la RAI. Il cinema lo attende, lo cerca, lo vuole. Il merito è di Giuseppe Colizzi, nipote di Luigi Zampa, prima aiuto regista e direttore di produzione, poi regista, che lo chiama per un ruolo nel celebre Dio perdona, io no, insieme ad un giovanissimo attore poco conosciuto e impegnato in passato in piccoli ruoli, al Secolo, Massimo Girotti. Nasce così, per una serie infinita di casualità, dovute alla reticenza di Peder Soli e al ripescaggio di Girotti, che sostituì all'ultimo l'attore Peter Martell, la strana e fortunata coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ai due viene consigliato per le presentazioni in locandina di cambiare i propri nomi, troppo italiani, per un film western, anche in vista di una commercializzazione futura del prodotto. Gireranno insieme 18 film, di cui 16 come coppia protagonista. Incredibile che in un anonimo Annibale di Carlo Ludovico Bragaglia saranno sul set ma in due scene diverse senza incontrarsi mai. Era il 1959. Se Peder Soli ha segnato un'epoca per i nostri nonni e per i nostri genitori come atleta, Bud Spencer ha riunito tutti, noi compresi, sotto le insegne del buon umore e del divertimento. Cinema popolare, realizzato con pochissime risorse e con tante idee geniali, da veri e propri artigiani che seppero cesellare da par loro sceneggiature che ricordavano gli spaghetti western o i polizieschi neri, riletti entrambi in chiave comica e leggera. Uno dei primi ricordi di molti di noi nati negli anni 70 sono proprio i film di scazzottate generose in saloon polverosi, lande desolate attraversate da cowboys con il sorriso sulle labbra. Le risate, tante, che ancora oggi accompagnano i passaggi televisivi in un continuum temporale, dicono che certe cose non passeranno mai di moda. La partita a poker, la cena nel ristorante di lusso, le botte al Luna Park contro i cattivi di turno, risate, risate e ancora risate. Film che compiono 50 anni ma che sono tuttora attuali, divertenti, spassosi. Bud Spencer e Terence Hill ci hanno accompagnato dalla nostra infanzia e noi li abbiamo consegnati nelle mani dei nostri figli che continuano a ridere delle stesse battute, delle stesse situazioni, delle stesse gigantesche risse e degli sganassoni. Il nonno, il papà, il bambino che si ritrovano più o meno virtualmente davanti ad un televisore e ridono insieme come se fosse la prima volta.
Bud Spencer, il gigante napoletano, il nuotatore e pallanuotista, il poliedrico autore e attore, viene ricordato in tutto il mondo come portatore sano di buon umore, una specie di panacea e di ricetta che favorisce il sorriso. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il suo pubblico lo ha omaggiato di un parco, a Budapest, di due statue, una in bronzo alta 2,40 m del peso di 150 kg, sempre a Budapest, e una a Livorno. Una strada a Fontevivo, in provincia di Parma, un francobollo delle Poste Italiane. Addirittura in Germania è stato coniato un neologismo, Sick Bud Spencer, traducibile in italiano come picchiare come Bud Spencer. Una carriera che ha ottenuto il riconoscimento più grande, circa 70 film, collezionando premi cinematografici in serie e, cosa più importante, l'affetto del pubblico, che continua ad amarlo e a volergli bene, come se fosse uno di famiglia. La forza non deriva dalla capacità fisica, deriva da una volontà indomabile. Diciamo che per vincere una medaglia nel sollevamento pesi alle Olimpiadi, ma in generale per diventare un atleta in questa disciplina massacrante sia fisicamente che mentalmente, la forza diventa una componente naturale e necessaria. Come riescano uomini e donne a sollevare 4 o 5 volte il loro peso è un mistero inspiegabile per il semplice spettatore di una disciplina poco conosciuta e poco praticata. Eppure questi piccoli o grandi Ercole sollevano e strappano chili e chili di pesi in pochi istanti che durano un'eternità. Lo sforzo, la concentrazione, la forza. Toshiyuki Sakata, nato nel 1920, è figlio di due braccianti nippo-americani che lavorano in una piantagione di caffè a Kona, nelle Hawaii. Di famiglia numerosa, 11 fratelli, Toshiyuki abbandona presto la scuola per lavorare in una piantagione di canna da zucchero prima e in una di ananas poi. Nel 1938 si trasferisce a Honolulu, dove continua a lavorare come contadino. Fisico minuto, 1,73 m per 51 kg, inizia a praticare il sollevamento pesi per apparire più bello come gli altri ragazzi della sua età. A quel tempo, tutte le strutture della Young Men Christian Association sono soggette a segregazione razziale e quindi Sakata deve formarsi presso un ente asiatico che gli permette di allenarsi. Dopo un anno di allenamenti, Sakata pesa circa 20 kg in più. E ispirato da questo successo partecipa a gare locali di sollevamento pesi, vincendo nel 1941 il campionato territoriale dei pesi massimi leggeri. Durante la guerra, con l'attacco di Pearl Harbor nel 1943, i viaggi verso la terraferma vengono interrotti, ma nei due anni successivi, quando si ricomincia a spostarsi, Sakata vince molti altri tornei. Nel giugno del 1943 pesa 74 kg e solleva nelle varie specialità del peso lo snatch, strappo, ovvero il sollevamento del peso in cui l'atleta sposta il bilanciere verso l'alto e sopra la testa in un unico movimento, il clean and jerk, il sollevamento combinato in cui l'atleta porta il bilanciere sopra la testa in due fasi, e il clean and press, non più in uso, oltre 800 libbre, ovvero 360 kg. Nel 1946 Sakata stabilisce il record hawaiano sia nello strappo che nello slancio, oltre ad un record mondiale che però non viene riconosciuto. La crescita di Sakata e di altri sollevatori locali sono l'impulso per la costruzione di una squadra regionale che aveva come scopo quello di ben figurare ai campionati nazionali di Dallas, in Texas, che si svolsero nel 1947. Sakata partecipa e vince, sollevando nuovamente 800 libbre. La logica traiettoria di questo tenace ragazzo hawaiano è la partecipazione alle Olimpiadi di Londra del 1948, dove partecipa nella categoria 82,5 kg. Il suo fisico è compatto e, seppur di statura media, Sakata è fatto principalmente di muscoli che molti di noi non sanno nemmeno di possedere. In quel momento pesa 80,85 kg, tenetelo a mente. La gara non ha storie sin dalle prime battute. La sequenza dei sollevamenti del suo compagno di squadra, Stanley Stanchik,
è impressionante e in tutte e tre le specialità l'americano stabilirà il record olimpico. Un dominio totale. 130 kg nello slancio, 130 nello strappo, 157,5 nel clean and jerk, totale 417 kg, praticamente 5 volte il suo peso. Sakata si difende, arriva a 380 kg, primo degli umani e medaglia d'argento con una prova orgogliosa. Doppietta statunitense e gradino più basso del podio per Magnusson, Svezia, che chiude con un totale di 375 kg. Sakata chiude in bellezza, si ritira dal sollevamento pesi e diventa una star internazionale del wrestling, prendendo parte a diverse riunioni tra Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Porto Rico. Proprio durante uno di questi eventi, Harry Saltzman e Albert Broccoli, due dei produttori cinematografici tra i più importanti del panorama internazionale, lo notano. L'ex sollevatore di pesi, il ragazzino gracilino che a 18 anni pesava appena 51 kg, adesso a quasi 40 anni pesa 129 kg. Massiccio, corporatura pesante, sguardo intimidatorio, Sakata viene scelto per uno dei ruoli più iconici della saga di James Bond, quello di Odd Job. Odd Job appare per la prima volta sugli schermi cinematografici nello straordinario film Agente 007 Missione Goldfinger del 64. Il suo ruolo è quello del tirapiedi dell'antagonista di Bond, il perfido Auric Goldfinger. Etnia asiatica, sudcoreano, tozzo e basso di statura, capelli corti e baffetti, ricopre il ruolo di maggiordomo, autista, guardia del corpo, caddy sul campo da golf, assassino alla bisogna. Muto, sgarbato, non lo vedremo mai senza la sua inseparabile bombetta, espressione torva da duro. Ha una grande forza muscolare che gli permette di sollevare persone sopra la sua testa, senza apparente fatica. Tra le sue specialità, anche quella di schiacciare una pallina da golf usando la mano destra o spezzare in due una sbarra di ferro con una mossa di karate. Forte, resistente, praticamente invulnerabile ai colpi che Bond gli sferra, Odd Job è l'uomo dei lavori sporchi, come si evince facilmente dal suo nome, commistione di Odd, sporco, e Job, lavoro. La sua arma segreta, ma non troppo, è la sua bombetta, che incorpora nella falda una lama metallica capace di mozzare la testa di una statua. Assassino spietato, nel film ucciderà senza pietà alcuna le sorelle Masterton, ricoprendo di vernice dorata la prima e colpendo con la lama della sua bombetta la seconda. Elimina Mr. Solo, uno dei gangster che aveva rifiutato la collaborazione con il suo padrone. Si esprime a monosillabi. Sorride beffardamente ai tentativi di colpirlo con un lingotto prima ed una presa al collo poi. Bond rimarrà sbigottito nel vedergli spezzare in due una barra di acciaio con un semplice colpo di karate e nessuno dei suoi proverbiali cazzotti riuscirà a intimidire l'ex medaglia olimpica. Raramente abbiamo visto Bond in così grande difficoltà, fino al colpo di teatro che spaventa Odd Job e gli costerà la vita, perché alla fine Bond ovviamente ce la farà. Come sempre, e il cattivo di turno ci lascerà le penne. Ma se in Goldfinger Odd Job muore, Sakata è oramai divenuto un'icona cinematografica e la sua carriera prosegue con la partecipazione a diversi film e diverse serie televisive sul finire degli anni 70. Diventa testimonial di un noto sciroppo per la tosse, appare nello show più amato degli americani, il Johnny Carson Show, in cui interpreta sempre il ruolo di Odd Job, di cui in realtà non smetterà mai i panni. La sua ultima apparizione pubblica la compie durante la cerimonia degli Oscar nel 1982, partecipando, nemmeno a dirlo, vestito da Odd Job durante la performance di Sheena Easton, che canta la celebre For Your Eyes Only, colonna sonora del 12° episodio della saga di Bond, Solo per i tuoi occhi. Occhi come quelli di Ronda Rousey, judoka, atleta nella MMA, sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e combattimento a terra, che incorpora le tecniche delle arti marziali e degli sport quali lotta libera, pugilato, kickboxing. Prima donna a entrare nel circuito UFC, Ultimate Fighting Championship. Lei è la protagonista di una storica impresa.
Come tanti adolescenti, Ronda Rousey si avvicina alle arti marziali, in particolar modo al judo. La sua è una carriera tanto repentina quanto vincente. A 14 anni, infatti, vince il torneo Coupe Canada Senior del 2001. Poi i campionati nazionali US Open Junior e gli USA Fall Classic Senior e infine il prestigiosissimo torneo internazionale Rendezvous Senior. È nata una stella che si qualifica senza alcun problema alle Olimpiadi di Atene del 2004 come la più giovane judoka del torneo. Purtroppo la sua prima esperienza olimpica finisce subito per mano dell'austriaca Heil, che vincerà la medaglia d'argento. La carriera della Rousey, nonostante la delusione olimpica, continua con una impressionante serie di vittorie e di record, battuti a suon di Ippon, il colpo definitivo che porta la vittoria nel judo, equivalente al KO del pugilato o della schienata a terra nella lotta. Ronda Rousey vince la medaglia d'oro ai campionati mondiali junior in Ungheria nel 2004. Nel 2006 è la prima atleta americana dopo 10 anni a vincere un torneo senior a Birmingham. Poi si ripete con una medaglia di bronzo ai mondiali junior, diventando la prima atleta statunitense a vincere 2 medaglie in 2 diverse edizioni della manifestazione. Altra medaglia d'oro ai mondiali del 2007 nei 70 kg, la Rousey è in assoluto la più forte judoka in attività nella sua categoria di peso. Arriva alla sua seconda Olimpiade come favorita assoluta della competizione. E forse anche per questo motivo la Rousey tradisce le aspettative e i pronostici dei bookmakers più preparati. Perde malamente nei quarti di finale per mano dell'ex campionessa mondiale, l'olandese Edith Bosch. Ma nel gioco dei ripescaggi si riscatta, arrivando a completare la rimonta che le consente di vincere una storica medaglia di bronzo per gli Stati Uniti, la prima in assoluto nella disciplina. Ma nel 2010, al termine di una carriera straordinaria, attratta dalla MMA, le terribili arti marziali miste, la Rousey passa definitivamente a questa disciplina, diventandone una delle più forti combattenti in circolazione. In soli 5 mesi, a suon di vittorie, entra nella Strike Force, l'organizzazione massima delle arti marziali miste femminili. Continua a fare incetta di scalpi, vince, anzi domina, e diventa numero uno del WMMA. Entra a far parte della UFC e rimane imbattuta per 12 incontri. La sua crescente fama la fa entrare nel mondo dello spettacolo, prima come conduttrice di un reality sulle arti marziali miste e poi al cinema in un ruolo da attrice vera e propria nei film Box Office, I Mercenari e Fast and Furious 7. Nel 2014 è protagonista di un documentario dal titolo UFC Presents Ronda Rousey, Breaking Ground, incentrato sulla sua vita, che viene nominato per gli Emmy Awards. Passa infine al più cinematografico degli sport americani, la messa in scena per eccellenza, in cui la finzione diventa spettacolo a tutti gli effetti, il wrestling. La sua è una carriera costellata di successi perché anche nel wrestling riuscirà a distinguersi come una delle più forti atlete della sua generazione. Altri 3 film, qualche partecipazione ad alcune serie televisive di successo, una ribalta continua per un atleta in grado di scrivere una pagina epica per il judo del suo paese, ma diventata icona di successo per tutt'altro, dentro un ring, fuori dal ring, davanti ad una cinepresa. Il passaggio dallo sport al cinema sembra, nei casi citati, quasi una conseguenza. Forse perché le due attività sono nate praticamente nello stesso periodo, subendone la fascinazione. Forse perché il cinema ha avuto bisogno dello sport come mero esperimento per verificare e studiare il movimento, il gesto, l'azione. Sembrerebbe proprio che i due mondi, così lontani ma così terribilmente vicini, si attraggano. Del resto, le prime esperienze non ancora definibili come cinematografiche, a fronte dell'assenza di un soggetto, di una sceneggiatura, si limitavano a registrare la realtà e quindi la scelta cadeva su quello che abbiamo definito il più drammaturgico dei temi, lo sport. Registrazione della realtà. Una cinepresa fissa, 2 pugili, 2 lottatori, 2 schermidori che combattono e il gioco è fatto. Ma quando, passateci il paragone, si volle alzare l'asticella, l'estrema soddisfazione, partendo da quei mini documentari, da quelle prime dirette, venne raggiunta dai cosiddetti film olimpici. Era il 1938 quando Leni Riefenstahl, con Olimpia, commissionato dal Comitato Olimpico Internazionale e sovvenzionato dal governo nazista, racconta le Olimpiadi disputate a Berlino nel 1936.
dalla cerimonia della torcia arrivata dalla Grecia fino all'ultima gara, la Riefenstahl mostra le immagini di tutti gli eventi sportivi e delle personalità politiche che hanno preso parte all'evento. Il film, perché di questo parliamo, vinse la Coppa Mussolini al Festival del Cinema di Venezia e nel 2005 è stato inserito fra i 100 film più belli degli ultimi 80 anni. Considerato un film di propaganda ad uso e consumo del regime nazionalsocialista, Olimpia è capostipite e pietra miliare di questo vero e proprio genere cinematografico, anche grazie alle tecniche innovative che successivamente il cinema avrebbe adottato, come i ralenti o le scelte registiche con angoli di inquadratura mai usati e piani estremi inediti per l'epoca. Prima di essere un film politico, Olimpia è un'opera sulla enfatizzazione della bellezza classica e sul gesto tecnico degli atleti. I critici si sono divisi perché il tema dell'esaltazione della razza ariana e la fascinazione verso il Terzo Reich sono elementi che ne inficiano l'analisi e disturbano la valutazione artistica di questa pellicola. I film olimpici videro le firme di grandi registi quali Ichikawa con le Olimpiadi di Tokyo, pellicola presentata a Cannes nel 65, o il gruppo di cineasti comprendenti Forman, Lelouch, Ozerov, Penn, Flegar, Schlesinger e Zetterling, capaci di realizzare un vero e proprio racconto delle Olimpiadi di Monaco del 1972 con il documentario composto da 8 episodi Ciò che l'occhio non vede. Il film vinse il Golden Globe per il miglior documentario e fu presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 73. Atleti, gesti tecnici, emozioni, film. Ma quando il campo di gara è diventato troppo stretto, allora è stato necessario allargare le proprie visioni, accettare nuove sfide. Weissmuller, Pedersoli, Rusei, Sakata sono stati testimoni di questa necessità, compiuta con grandissimo talento. Ma se lo sport li aveva elevati a icone, il cinema ha suggellato le loro esistenze, rendendoli praticamente immortali, indimenticabili. Dove non sono riuscite le medaglie, i record, i successi, è arrivata la cinepresa, un urlo, una scazzottata, uno sguardo magnetico. Il fil rouge che contraddistingue questo passaggio è l'emozione che i protagonisti hanno scelto di regalare, prima ai tifosi, poi al pubblico cinematografico. L'emozione impareggiabile che possiamo paragonare senza timore di smentita ad una vittoria o una medaglia. Fuori classe, in entrambi i campi, di mondi così vicini, divisi tra finzione e realtà.